Ciao a tutti, oggi parleremo di come registrare la privacy dei nostri clienti. Quindi, quando il cliente è in sala, il lucchetto rosso identifica che il cliente non ha ancora firmato la privacy, quindi noi andremo a cliccarci sopra e abbiamo le opzioni. La prima opzione è la stampa cartacea, quindi possiamo stampare l'informativa e il consenso esteso, quindi cliccando sopra si avvia il PDF e noi andremo direttamente a stamparlo. Oppure possiamo utilizzare i mezzi digitali, ovvero l'SMS, quindi verrà inviato un link via SMS al cliente, oppure una mail. L'altra alternativa è quella dell'app, quindi al cliente nel momento in cui fa il primo accesso verrà proposta la firma della privacy e quindi una volta accettato il lucchetto diventerà verde automaticamente.